E bella a tutti ragazzi, io sono Fabo e siamo in una, nella ventesima tappa del Tour de France. Ora, scusate che non riesco a caricare più live, perché comunque fatto sta che il computer mi sta dando un po' di problemi in questi giorni. Comunque, allora, ok, comunque. Tornando a noi, figo, è cambiata l'inquadratura, mo, vediamo, perché mi ha dato qualche problemino il computer, quindi, vedi, allora, mi stanno qualche piccolo problema il computer, quindi, un po' l'inquadratura potrebbe essere anche un po' cambiata. Tornando a noi, torniamo a Guzlev. Allora, mettiamo un attimo, no, che abbiamo l'inquadratura. Ok, bene, allora, è venuta questa inquadratura. Problemi? No. Va bene, perché ho un po' di tempo che non lo uso, eh. Allora, bene, anche se è venuta questa inquadratura, non ho un problema, quindi, comunque. Allora, Guzlev ci serve, comunque non perdiamo tempo, Guzlev un 63 ci consigliano, Vediamo se riusciamo con Guzlev a totalizzare una buona posizione all'arrivo, vediamo, Guzlev come arriva, Pavino, vabbè, Tombone ce l'ha tolta subito, ma tanto non credo che potevamo fare una grandissima crono, anche se noi, devo dire la verità, non è che ci teneva così tanto, ma... un po', allora, fa un po' tocca a Lutsenko, allora, per chi non si fosse perso tutto, fino ad adesso, allora, corridoi, classifica, noi in classifica siamo terzi, allora, vi do una previsione, credo che noi la terza posizione dovremmo riuscire a mantenerla, e secondo me Froome molto probabilmente supererà Quintana. Per il best non credo che possa accadere molto. Potrebbe anche essere, no, no. Per il best non cambia niente. Allora, Lutsenko tocca anche a lui. Mo' ritorno da Lutsenko. Per me, com'è questo inquadratura? Mi piace abbastanza. Non lo so qual è meglio. Comunque, bella Marsiglia. La grafica è molto bella, tocca anche a Kozatayev. Noi, che corso sto facendo? Allora, Kozatayev, vediamo un 70, se vado a prendere un 70, Allora, 70, allora, aspettiamo, perché dobbiamo fare le verifiche per Pavu. Allora, 70, recupera qualcosa. Kozatayev, che ho preferito tenere lui. Allora, Kozatayev, no? Mettiamo un 73. 73? Sì, va bene un 73 a mio parere. Ora, vediamo il muro che c'è qua. Kozatayev, va bene, però c'è anche la discesa, no? No, ancora un altro dato in salita. Benissimo, c'è il pianura fino alla fine, con 73 dovrebbe andare molto bene. 73, vediamo Kozatayev, 67esima posizione. Valgrind, va bene, gli altri sono andati molto meglio. Allora, un 73 devo mettere. Allora, fa un po' toccare a Zeiss. Allora, minchia, partono tutti stanchissimi. Poi 70 arriva di fare. Anzi, 71, visto che gli altri sono molto stanchi. 72. Allora, Cataldo. 71. Vediamo 71 come va come parametro. Cataldo che è anche un buon cronometro, non lo sapevo neanche. Cataldo 71 dovrebbe anche. Con 71 dovremmo avere buona possibilità di arrivare fino alla fine. Allora, Zeitz, come si. Allora, De Klerk intanto ha fatto il migliore tempo. Comunque, tornando a Cataldo. Allora, Cataldo, vediamo come il tempo che sta totalizzando. Cataldo 31esimo, il primo intertempo. Non lo so, è molto importante, vedendo che anche il primo intertempo Guzlev aveva fatto un ottimo tempo.
Appunto, io a Guzzi avevo andato male, avevo fatto veramente un eccellente tempo perché ho andato tutta. Allora, 71, anche un 70, te lo potrei mettere, vai. 72 potrebbe essere la scelta adatta. Cataldo comunque sta facendo un'ottima prova cronometro, quanto pare. Benissimo, prova cronometro di Dario Cataldo. No, aspetta un attimo, l'ho scocciato la tastiera. Credo che 7946. Vabbè, comunque grifco, va bene, grifco. Allora, molto velocemente arriviamo. Cataldo 19esimo, l'avevo detto che sarebbe andato molto bene. Grifco potevo farlo andare pure lui, però vediamo come va. E se... Minchia, vediamo come va. No, si è piantato troppo presto. Com'è che è andato? 16esimo, potevo anche provare a vincere con grifco, però non credo che possa avere molte speranze nei confronti di Tony Martin, che è un campione e con un grandissimo cronome, appunto. E ci stiamo piano piano avvicinando al turno di Fabio Aru. E va proprio, tocca a Fulsang, dobbiamo provare un 72. E va bene, allora, piano piano ci avviciniamo. Formolo, Madoc, Wurzbich, Hermans, Albasini, Geschke, va proprio, tocca a Fulsang, Yates, Kelderman, Isagirre, Ruiziger, Cummings, Galopin, Rosa, Spilak, Vangarden, eccola, Fulsang. Bene, Fulsang dobbiamo vedere, 72 dovrebbe andare bene fino all'arrivo. Vediamo. Mo. In questi chilometri vediamo Fulsang, 16esimo in classifica, eh. Vediamo la classifica, come se Fulsang almeno la possibilità conti. Fulsang al suo Vangarten, ha detto di noi, però Vangarten a cronometro è messo bene. Allora, comunque, stiamo vedendo che neanche Fulsang è male come cronomen. Quindi Fulsang, non dico cavolate, ma a fatica potrebbe anche tentare di impensierire. Allora, 62esimo, mo 62esimo non è così un'ottima crono, devo dirla This tutta. climb features some dreadful Boh, percentages. vediamo sul Muva. Il Muvo è veramente duro. Comunque, eccolo qua, 10%. Ok. Boh, diamo il tutto per tutto fino all'arrivo, visto che stiamo piano piano recuperando qualche posizione. È il momento di Fabio Aru. Boh, torniamo al nostro grande Fabietto. Vai, Fabietto. Qua andiamo, più 3 di giornata. Fabietto l'ho fatto partire di un 75, l'ho fatto un 71 per i primi chilometri, anzi 71 per i primi chilometri. Mo, Fulsang comunque sul lettino di arrivo, 72, vediamo com'è. 41esimo, buona, buona, buona. Mo, direi, io rischio immediatamente, metto un 73 dall'inizio per Aru. Vediamo come potrebbe andare. Comunque, e allora 42esimo Fulsang, è andato meglio di Grifco, è andato meglio pure di Cataldo. Quindi Aru, avendo un più 3 di giornata, questa è una grandissima fortuna per noi. Mo ci siamo indietro, I'm getting reports that the best time has been whittled still lower. ci siamo indietro. Comunque, allora Thomas è andato, preso il miglior tempo. Vediamo il nostro intertempo, quanto può essere. Dimmi che sia buono. 32esimi. Ottimo tempo per Fabio Aru, che la condizione potrebbe essere molto vantaggiosa. Vediamo come intanto è andato. Pinot, dobbiamo difenderci da Pinot allo stesso tempo. Lo conta dopo, non credo che possiamo averne. Allora, Pinot sta andando molto bene, però non credo che possa recuperare quasi un minuto. Quindi, allora, continuiamo a vedere.
Vediamo se possiamo fare aumentare un pochino l'andatura. Vai, eccolo qua, il muro. The riders are in a portion above 10%. Eccolo, 12%, eh. Vediamo l'intertempo come va. Pino ottavo. Io mi aspetto una ventesima posizione. Speriamo in una ventesima posizione per Fabio. Bene, allora. Cazzo. Bene. Wow, the reference time has just lowered. Undicesima posizione, benissimo. Qua. Allora, qua veramente attenzione perché contatore intanto secondo. Benissimo, che sta facendo veramente un'ottima prova Fabio. Fabio finalmente l'ho visto in forma, che credo che si è difeso persino le Pinot. Quindi Pinot, che è di certo più forte di due a cronometro. Pinot persino il campione francese a cronometro. Ora, l'ultimo sprint per Fabio Aru, che ora continua. Vediamo, aumentiamo l'andatura, la cadenza. Vediamo. Nono! Nono Fabio Aru. Chi ce lo doveva dire? Quindi nono, credo che aveva undicesimo, quindi. Undicesima posizione per Fabio Aru. Che no, abbiamo persino... Siamo andati praticamente come Dumoulin. Boom! Spettacolare. E secondo me, se non fosse caduto, Puma avrebbe avuto tutte le carte in regola per vincere questo Tour de France. Ma poi se vincerlo o no, almeno di Super Report. Ehi, hey, senti, quindi stasera, eh? Va bene, allora noi dobbiamo arrivare terzi. Terza posizione. Intanto, me l'aspettavo che... Vroom, Quintana come cacchio non è andato? È andato malissimo Quintana. Vediamo. Quintana. 28 e non mi è arrivato Quintana. Un minuto. Un minuto ha passato Vroom, quindi... Un minuto. Quindi a quanto pare... Vroom ha superato Quintana, quindi quinto Vroom. Noi, Abu, con Abu siamo arrivati terzi e direi che è un ottimo risultato. Ora, vabbè, ok, così come invece sono le chance di sé. E una tappa, beh, una tappa per velocisti. Quindi, per noi, proveremo qualche attacco da finisher. Noi ci vediamo dopo in questa tappa.